Ciao amici e benvenuti a Shopping Compulsivo. Ho effettuato un nuovo ordine. Questo oggetto, se qualcuno di voi mi sta seguendo dall'inizio, quasi un anno, l'avevo già acquistato. Ne ho preso un altro perché quello là che avevo acquistato l'ho dovuto regalare. Allora, vi parlo innanzitutto del marchio. Il marchio è Feiutech. Feiutech, pochi di voi magari lo ricordano, era il primo produttore di gimbal anche per la DJI. Sul Phantom 2 la Feiutech faceva la gimbal, anche sul Phantom 1, scusatemi, non sul 2. Sul Phantom 1 la gimbal si metteva a parte ed era una gimbal della Feiutech. È un'azienda molto seria, fa anche stabilizzatori professionali per fotografi o videomaker. E andiamo ad aprire insieme questo prodotto. È molto carino come si presenta così. Ha una custodia simile plastica, gomma, neoprene, non saprei dire che materiale è, con un bellissimo logo qui di fronte, Feiutech. È uno stabilizzatore per telefono, l'ho preso perché adesso devo andare in vacanza e quindi ho deciso di acquistare questo qui. È un bel prodottino, già guardandolo così, molto carino. Qui a fianco abbiamo il manuale, alcune informazioni. Diamoci la curiosità, partiamo subito dal manuale. Questo qui è totalmente in cinese e questo qui è totalmente in inglese. E questo punto non ci interessa. Abbiamo il cavetto micro USB per la ricarica e vari cavetti per il collegamento vario del telefono, così sono Lightning, micro USB e USB-C. Allora, una scatolina. Se vado bene a ricordarmi, questa scatolina ci dovrebbe essere un mini tripod. Infatti, il mini tripod c'è. Poi abbiamo una ulteriore mini scatolina. Non mi ricordo proprio cosa ci sia, forse l'accettino. Sì, c'è l'accettino da polso. Sta bene lì dove sta. Abbiamo ancora un altro mini manuale, vediamo cosa c'è. Important notes, applicazione, niente, altre informazioni in inglese e in cinese. A questo punto ci avviciniamo al mio bellissimo biocaminetto, se volete vedere il link è qui, e lo guardiamo nel dettaglio. Quindi ci vediamo fra un secondo, ciao! Eccoci qui vicino allo stabilizzatore per guardarlo nel dettaglio. Andiamo a toglierlo dalla borsettina, borsettina in simile neoprene, non so che materiale sia, e possiamo vedere da vicino lo stabilizzatore. Qui abbiamo il jack micro USB per la ricarica, un grilletto, poi vi spiego le funzionalità, qui per lo zoom, qui per scattare, accendere foto, scattare video, e questo qui per un controllo totale dello stabilizzatore. A questo punto ci allontaniamo solo un secondino, che sono troppo vicino. Ok, voglio anche collegare questo qua. Ancora troppo vicino, ya. Sempre più giù. Ok, bello della diretta. E andiamo a inserire il mio telefono, un iPhone X. Lo andiamo a inserire qui, fotocamera di là. In teoria andrebbe inserito con il jack dalla parte opposta in modo tale da poterlo collegare, perché se lo mettiamo così poi non riesco più a collegare nulla. Però è anche vero che se lo metto in quel modo la fotocamera viene all'interno, quindi preferisco lasciarlo così e collegarlo via wifi. Bisogna fare una prima calibrazione, quindi andare qui dove ci sono le varie impostazioni e vedere quando rimane più o meno stabile. Scusate un attimo, ci allontaniamo ancora un secondino, così riusciamo a guardarlo per bene. Ecco qua.
Allora, la prima regolazione più o meno l'abbiamo fatta, perché non rimane inclinato sinistra a destra. Basta, questo qui c'è soltanto questa regolazione per il sinistra a destra. A questo punto lo andiamo ad accendere. E potete vedere come è fluido il movimento che si riesce ad avere e ottenere con questo stabilizzatore. Intanto lo spengo di nuovo. Andiamo a sbloccare il telefono. Andiamo a cercare l'app che si chiama Vimble. No, vai cool. Questa qui è l'app Sure. Ok, Fail On, l'hanno cambiata. Vediamo un po' se riesco accendendo a... Ah, me l'ha trovato da solo! Connected. Ok. Ok. Per quale motivo non vedo nulla? Ah, no, perché non me lo vedo, non è che non vedo. Che figata! Me l'ha trovato da solo e da qui posso in automatico andare a scattare una foto volendo. Ottenendo premuto, iniziare la registrazione in video e di fare un filmato stabilizzato. Vediamo se lo zoom funziona. Sì, un po' lento, però zoom. Uno zoom morbido, vabbè. Attimino che qualcuno mi scrive. Ciao Silvio. Sì, il grilletto. Quindi se io sono così girato, mi giro così, vado verso destra ad esempio, in basso, appena premo il grilletto due volte mi si ristabilizza davanti alla schermata. Guardate che movimenti fluidi si riescono ad avere. Se uno gira con la mano così riesce comunque ad avere una registrazione perfetta e stabile in qualsiasi momento. Possiamo fermare la registrazione del video. Video salvato. E vediamo se riesco a farvi vedere senza tanto. Ho capito. Andiamo a girare la fotocamera. Eccomi qua. Mi dicono tutto bene. Io sono qua. Adesso appoggio soltanto qui sul cavalletto. Lui in teoria vede dove è la mia faccia. Vediamo se mi segue. No, però conosce il mio viso. Sa dove sono. Andiamo a abbassare un attimino la schermata, così. Ok. Vedete? Adesso mi giro dall'altra parte, lui mi segue, mi abbasso e mi segue comunque. È molto comodo per chi vuole fare vlogging utilizzando un telefono cellulare, per poter discutere e parlare con il pubblico e non avere problemi di dover fare questo con una persona lì a disposizione. Andiamo anche se più veloce, andiamo più veloce. Sì, è lento per avere una registrazione fluida, però è un prodotto davvero sbalorditivo. Quindi ci vediamo fra un istante e ci salutiamo. Eccomi qui! Abbiamo visto questo ennesimo stabilizzatore. Ah, mi dimenticavo! Se non mi sbaglio si poteva allungare. Così si può utilizzare anche a modi selfie stick. Uno si mette così, poi fermo, hai detto davanti. Ecco qua. Ti riesce un attimino a salutare da solo, a fare delle video registrazioni e cose varie. Nulla, allora, anche per questa sera è tutto. Grazie per aver visualizzato questo mio ennesimo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, like. Iscrivetevi al canale. Mi dicono che più del 70% delle persone che vedono i video che io faccio per voi non è iscritto.
Ragazzi, iscrivetevi! Iscrivetevi! Iscrivetevi tutti! Dai, che inizierò a regalare queste magliettine fra poco, perché sono venuto una bellezza. Anzi, colgo l'occasione di nuovo per ringraziare Decathlon Italia che me l'ha sponsorizzata. E ci vediamo la prossima volta. Buona serata a tutti. Ciao!